E ciao a tutti bella gente, sono Cazzini Superstar, ben ritrovati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi su Path of Exile vediamo un modo per formare un po' di valute, un metodo per noi principianti, logicamente per noi che non siamo ancora in grado di fare certi contenuti veloci e tranquilli. Questo metodo sicuramente vi tornerà molto utile, soprattutto nelle fasi iniziali dove ci serve anche le prime valute per cominciare a prendere i primi pezzi, per andare avanti con le passive, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, oltre magari a farmare le mappe bianche classiche dell'Atlas, visto che ci divide a step il farming e il leveling, mappe bianche, poi si fa un certo up al personaggio, quelle rare, poi quando si fa la finalmente finale si fanno i contenuti, le mappe quelle più difficili, quelle rosse, quelle dei boss, eccetera, eccetera, eccetera. Logicamente ce n'è da fare di cose. Questo metodo vi aiuterà sicuramente molto, almeno a me mi sta aiutando. E con questi tipi di mappe qua, con questi tipi di contratti, andando avanti nel gioco troveremo a un certo punto questa valuta che ci serve appunto per avviare queste run e, usandola tipo pozione, aprirà un portale, ci porterà qua al The Rogue Arbor, una specie di guild dei ladri, degli assassini, qualcosa del genere. Si fa, beh, le prime chiacchierate, bla 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 bla, e con questi vari contratti che troviamo anche in giro nelle mappe, ammazzando mostre e quant'altro, possiamo fare delle mappe particolari. Si possono eventualmente comprare anche da questo NPC. Ci sono normali di qualità magica, forse ogni tanto capiterà anche qualcuna rara, ma a noi può andare bene anche prendere quelle normali. Io adesso ancora un po' ce ne ho, quindi finisco prima le mie. E per quel che riguarda il farming, ci interessa poi trasformarle comunque rare, non lanciarle in questa maniera. Diciamo che lo scopo di questa missione sarebbe semplicemente entrare in queste mappe con un NPC per svolgere una missione che può essere raccogliere un oggetto, interagire con qualcosa e poi uscire. Il problema di queste mappe è che se si muore, oltre a perdere la solita esperienza, si perde anche tutto il drop acquisito nella mappa durante la run. E quando vi vedete cadere per terra tre divine, come mi è capitato in una run, ragazzi, tre divine in una stessa run, per me è stato, vabbè, ne avrò trovate 10 forse, non so neanche se arriva 3 in una botta. Ero quasi uscito, qualcosa all'improvviso mi ha shottato e lì si muore, vedi tutto il drop per terra, brum, sono rimasto malissimo. Anche perché non c'erano solo divine, c'erano dei caos, c'era di tutto, dipende dalla run. C'è la run sfigata che non becchi nulla, sicuramente sarà quella di questo video, perché tanto è quando vuoi far vedere. E altre volte invece trovi il mondo. Quindi tocca non morire. Come si fa? Allora, c'è la possibilità di entrare senza concludere la missione e portare a casa il drop. Siamo con questo, vediamo un po', beh, 61% di quantità di oggetti e un 35% di qualità. Dove siamo? Mansion, di solito questa, salvo non sia la run sfigata. Max level, questo può salire, vabbè. Se becchiamo la run giusta, poi ci sono alcune mappe dove noteremo che si droppa un po' da schifo, cioè è più facile trovare equipaggiamenti che altro, però non si sa mai anche quello che può dare, mentre altre noteremo dove è un po' più semplice trovare più che altro currency. Allora, il trucchetto è semplice: noi vedete abbiamo questa barra d'allerta che aumenta o aprendo gli scrigni che troveremo adesso dentro la mappa. Oppure, comunque sia, e quello ne andrà in base alla rarità dello scrigno, dalle statistiche che abbiamo sugli NPC, sulla mappa, eccetera, eccetera. Oppure, a prescindere da quanto ne abbiamo, si maxerà se prendiamo l'obiettivo finale. Cosa che a noi adesso non interessa, a me interessa prendere la roba. Allora, un consiglio. Allora, alcuni mob potrebbero darvi anche qualcosa, state attenzione. Potrebbero una volta anche lasciare qualcosa di interessante. Quindi quelli che ho intorno intanto me li ammazzo, perché almeno mi libero lo spazio, il posto. Un consiglio: allora, generalmente vi conviene, dipende da quanto vi sa, fa salire l'allerta, eccetera, tenere la cassa più vicina all'uscita per ultima, da aprire per ultima, perché almeno siete vicini e dovete fare anche meno strada per fuggire. Meno strada si fa, più
logicamente meglio è. Prima apriamo comunque le casse, quelle grosse, e alcune fate attenzione perché potrebbero avere una trappola vicino e magari si muore, altre semplicemente chiamano mostri. Allora vediamo un po'. Ok, roba nella normalità. Allora, ci sono scrigni particolari, mi pare che ce n'è solo uno grande, quindi ancora qualcuno, facciamo anche aprirlo. Ok, questo lo lasciamo per dopo. C'è l'energia dell'NPC che mi confonde. Abbiamo solo una cassa grande ancora, no? Allora un'altra ne abbiamo. Un bel caos, bene. Sì, ne vedo una sola grande. Ne qualcuna. Questa roba che se non ci interessa possiamo sempre vendere. Cioè vendere, scambiare, magari quando ne abbiamo un tot. Allora, qua in cima, andiamo a prendere prima lo scrigno grosso. Fate attenzione ogni volta che aprite la porta. Caos. No, questo diventerà un chromatic. Allora abbiamo ancora parecchia energia, quindi probabilmente, forse, non dico che riusciamo a aprirli tutti, perché dipende appunto dalla mappa, dall'equipaggiamento che si trova. Niente interessante. Qualcosa che guarderemo dopo. No, probabilmente. Un attimo, la prendo che voglio vedere una roba. Anelli, vale sempre la pena dare un'occhiata. No, probabilmente alla prossima scatterà l'allarme, però visto che sono vicino a questa do un'occhiata. Se vedo che mi maxa, per non rischiare. Infatti mi riempie tutto. Come c'è parecchia strada da fare, io me ne torno indietro per non rischiare, per un drop che posso rifare una farmata, rischiare di non arrivare in tempo, che arrivi la gente eccetera. Allora io qui sono vicino all'uscita, ho un tot di tempo e quindi via. Ecco, vi conviene ammazzare i mostri, perché dal momento che farete già scattare sta cosa, quelli che incontrerete vi verranno addosso, quindi potrebbero un attimino bloccarvi le uscite, ed è rischioso. Quindi io anche per quello li ammazzo subito, perché i primi sono semplici, sono pochi, basta stare un po' attenti, e poi potrebbero anche lasciarmi cadere qualcosa, non si sa mai, dai mostri, cioè più che altro i divini li ho trovati ammazzando qualche mostro. Però anche negli scrigni si può trovare la roba. Allora, se io avessi concluso la missione eccetera, sarei dovuto andare indietro e sarebbe veramente, ragazzi, riempito di mostri, sarebbe stato magari anche a volte è impossibile riuscire a uscirne vivi. E come vedete, insomma, un attimino adesso, un po' di rovine, qualcosa le abbiamo trovate, un po' di valute miste, equipaggiamento non si sa mai cosa può dare, un paio di caos, un farming
normale, niente di particolare, a volte può essere anche di più, però abbiamo trovato un po' di tutto. Si possono trovare anche le essenze, gli oli, di tutto, veramente, tutte le valute che trovate nel gioco, in queste missioncine potete trovare. Più è alto, logicamente, nella mappa, la quantità di oggetti e la rarità, logicamente, più saranno succulenti i vari drop. Questo è un modo semplice semplice, io me ne sono uscito. Adesso quello che non mi serve in più, questo me la vende, sono tutte valute extra. Quella è una cagata. Quello che al momento a me non mi serve, perché se no mi riempio solo di immondezza, che sta roba te ne dà tante. Via, tu saranno tutte valute extra. Questo può dare un'occhiata se ha un po' avere un valore o qualcosa, anche di un fosse un caos. Tac, e la roba me la metto nel baule. Via. Allora, delle volte può capitare che, allora, non vi venga in mente di abbandonare l'istanza, come nelle mappe dell'Atlas, perché vi fallisce. E in più, voglio dire, la cosa peggiore è che perdete tutto il drop acquisito, come se fosse morti. Ok? Quindi assolutamente non lo fate, dovete uscire con le vostre gambe. Allora, in questa maniera, piano piano si va avanti, a volte sono delle run molto più appaganti, questo è un buon modo, facile, veloce, avete visto, l'importante è che trasformiate le mappe in rare, quindi anche se le comprate normali le portate così e vi fate le vostre run. Potete anche fare, se volete rischiarvela, sempre tenendo l'ultima cassa vicino all'uscita. Se volete provare a rischiare, potreste aprirla, fa scattare l'allarme, rimanere vicino all'uscita e ammazzare i mostri, perché lì arriveranno i mostri, quelli più cattivi, diciamo, no? Quando suona l'allarme. Quindi magari potrebbe essere anche più probabile droppare delle cose. Però fate attenzione, perché magari provatelo in quelle run dove non avete trovato quasi nulla, tipo solo equipaggiamenti. Allora dite, vabbè, ma che va, come nel mio caso, come vedete l'esperienza, sono ancora all'1% del 91, anche se muoio non è che c'è, perdo chissà che esperienza. Ne avessi già, fossi al 20%, 30% di esperienza, rischiare di morire, perdere l'esperienza, non, insomma, no. Però se siamo a questi punti qui, si può anche provare a rimanere, aprire l'ultima cassa vicino all'uscita, rimanere un po' dentro e ammazza mostri. Però quello ve lo consiglio, appunto, magari nelle run dove non vi ha pagato nulla, oppure andato solo equipaggiamenti da qualche mostro, soprattutto quelli un pochino più aggressivi, potreste trovare qualcosa di utile. Questo è quanto riguarda un modo di farming per fasi soprattutto iniziali. Vedo anche gente alta che viene, quindi sicuramente ci saranno anche altri obiettivi più avanti per droppare altre cose, però quelli come entrano nelle mappe dell'Atlas, che camminano e shotano tutto, come vedete nei video, lo faranno anche qua, quindi camminano, arrivano all'uscita tranquillamente, senza problemi, apriranno tutto quello che è. Qualche volta capita anche quando suona l'allarme, alcune casse si possono aprire uguale, dipende dalle NPC che c'è, dipende dai bonus, eccetera, eccetera. Però questa maniera qui, come avete visto, semplice, sicura, e vi fa portare a casa del drop. E a volte capita le run brutte, veramente brutte, dipende dalle mappe, ma altre volte veramente, ragazzi, si porta a casa il mondo con qualche minuto di run. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi sia utile soprattutto, quindi invito a lasciare un like, fosse così, a iscrivervi al canale se ancora non avete fatto, attivare la campanellina, quello che vi interessassero futuri aggiornamenti. E per voi esperti del game, qua sotto qualche commento, qualche consiglio in più extra, anche magari per far valute all'inizio, per chi deve cominciare a crescere, fare i primi pezzi di equipaggiamenti seri per arrivare a livelli come il vostro, magari qualche suggerimento qua sotto è ben gradito. Detto ciò, ragazzi, io come sempre vi auguro a tutti quanti buon game, grazie a tutti del supporto, ci vediamo alla prossima, mi raccomando, come sempre, fate i bravi, ciao!